chiara di sua. Lo abbiamo già visto in un altro quadro, già uguale. Il sito internet del Caravaggio si iscrive in un format più ampio che comprende diversi media. Noi abbiamo un format composto di 4 sezioni, il sito web, la mostra impossibile, lo spettacolo teatrale e quello televisivo, dove ciascun medium, ciascun prodotto fa da rimbalzo, fa da volano per tutti gli altri e li promuove. Quindi partendo da un unico contenuto noi abbiamo ottenuto 4 opere diverse su 4 media diversi. Abbiamo pensato ad un sito che non desse soltanto delle informazioni, ma che consentisse una navigazione che fosse analoga al racconto della televisione, del telefilm, per esempio, o al racconto di un romanzo. Una versione nella realtà non virtuale del sito web è la mostra impossibile del Caravaggio, cioè la riproduzione di 70 dipinti in formato 1:1, cioè così come sono nell'originale, riprodotti ad altissima risoluzione utilizzando tecniche digitali, e quindi una mostra che tutti possono visitare come se fosse una immersione in un grande catalogo in dimensioni reali. Nella sezione opere ciascuna immagine può essere fruita con un dettaglio incredibile rispetto agli altri siti web o alle normali possibilità del web. Considerate che all'origine ciascuna di queste immagini ha un peso di circa 600 mega, e quindi non solo è stata operata una compressione con opportuni livelli di ottimizzazione, ma è stata creata un'interfaccia all'interno di Flash in cui ciascuna opera è stata divisa in un certo numero di, diciamo, di mattonelle, come fosse un puzzle di mattonelle però rettangolari. Quando l'utente sceglie un determinato grado di zoom, il sistema ricostruisce in tempo reale alla risoluzione ottimale solo ed esclusivamente quelle mattonelle che si vedono. Lo scopo che ci siamo preposti nel progetto era quello di arrivare ad un dettaglio dell'immagine tale che fosse visibile magari la pennellata, magari il graffio originale sulla tela, ma non il pixel elettronico. La tecnologia utilizzata è Flash e l'acquisizione delle immagini in termini proprio di pellicola è stata fatta ad una risoluzione che consentisse questo. Cioè, non vorrei che si pensasse che con questa tecnologia qualunque immagine è zoomabile. Qualunque immagine acquisita per quel motivo, in quel modo, con quei diritti, quindi è tutto in fila, la tecnologia è solo un oggetto che consente di fruire un'opera in un modo in cui non era possibile prima. In questa logica di format per il web ci sono per esempio i percorsi scanditi da Dario Fo, ripresi durante lo spettacolo teatrale, disaggregati dallo spettacolo teatrale. Noi abbiamo come le stazioni di una via crucis delle illustrazioni e delle spiegazioni dei dipinti di Caravaggio fatti direttamente da Dario Fo. Vedete che c'è un'attenzione, il personaggio principale della storia, oltre a Cristo naturalmente, che sta in questa posizione, e c'è tutta la luce che attraversa e che arriva al dito del vetro, c'è proprio come una freccia. Oh, bravissimo! Si può passare da un quadro all'altro con il commento di illustri critici d'arte come Claudio Strinati, Ferdinando Bologna, Fernandez, cioè i maggiori esperti di Caravaggio al mondo, i quali hanno voluto descrivere con la loro propria voce i dipinti del Caravaggio. Il giovane con un canestro di frutti. Il giovane con un canestro di frutti. Il giovane con un canestro di frutti. Vale la pena di dire che le musiche che sono state dipinte da Caravaggio in 4 quadri famosi come Il suonatore di liuto, La fuga in Egitto, eccetera, noi siamo riusciti a trovare gli spartiti originali che Caravaggio aveva
trasferito sulla tela e li abbiamo fatti suonare da un coro, per cui entrando nella sala virtuale del sito si può vedere i quadri e al tempo stesso ascoltare la musica dipinta sulle tele. All'interno del sito si può accedere a un gioco che si chiama Caravaggio in dettaglio. Il gioco invita gli utenti a riconoscere alcuni dettagli dei quadri di Caravaggio che sono stati scelti dagli autori come fossero dei quadri a sé. Per livelli di difficoltà successiva si arriva a attribuirli al quadro giusto. L'ultima caratteristica del sito è il fatto che si può accedere ad un archivio fatto di tutti i video, di tutti i testi, di tutti i commenti audio, e quindi partendo da un singolo documento si può ricostruire la mostra intorno a questo documento, organizzandola per concetti, per tipologia, per anno, per la biografia, insomma una mostra che ognuno si può organizzare a suo piacimento. Il sito del Caravaggio si iscrive all'interno di un'iniziativa più ampia che sta per essere varata, che è un portale dei beni e delle attività culturali e di tutte le iniziative culturali della Regione Campania, all'interno del quale vi sarà tutto quanto fa cultura all'interno della Regione Campania.